24esima giornata di campionato, nona di ritorno. I bianconeri tentano al San Paolo il colpaccio che riapre la lotta per lo scudetto. Gli azzurri cercano di chiudere il trittico terribile delle partite con una vittoria. Le squadre si affrontano nelle seguenti formazioni: Napoli, Garella, Volpecina, Ferrara, Bagni, Ferrario, Renica, Caffarelli, De Napoli, Giordano, Maradona e Romano. In panchina Di Fusco, Bruscolotti, Sola, Muro e Carnevale. Juventus, Tacconi, Favero, Pioli, Bonini, Caricola, Scirea, Mauro, Manfredonia, Serena, Platini e Buso. In panchina Boldini, Vignola, Bonetti, Briaschi e Soldà. L'arbitro è Pieri di Genova. I guardialinea Mengoli e Frigerio sono partiti. Subito un'azione del Napoli sulla destra, il cross di Caffarelli ribattuto in fallo laterale da Scirea. Ora lo stesso Caffarelli che si accinge alla rimessa in gioco verso Maradona, affrontato da Favero, e c'è già il primo calcio d'angolo per il Napoli. Non sono trascorsi che 25 secondi di gioco dall'inizio della partita. Il Napoli batte il suo primo angolo qui dalla destra. Ecco il cross di Maradona. C'è ancora una deviazione da parte di un juventino e la palla che termina ancora in angolo. 2-0 gli angoli per la squadra partenopea. Ancora Maradona l'ha battuta, basso il cross di Maradona, la finta di Renica, la difesa juventina che rinvia dalla parte opposta, immediatamente recupera De Napoli da Ferrari, il quale gli restituisce la palla sulla destra, il passaggio in profondità verso Maradona in lotta con due juventini, da indietro per Romano, Romano per Volpecina, l'appoggio in avanti verso Giordano. Il passaggio un po' troppo lungo respinge la difesa bianconera. Ora è Mauro che manovra nella propria metà campo, affrontato da Caffarelli, da Bonini, scambia Bonini con Caricola, la palla in avanti, recuperata prontamente da De Napoli, in mezzo a tre juventini, da verso Caffarelli, lo scambia ancora con De Napoli, Maradona che lancia De Napoli sulla sinistra, intervento e chiudere del libero Scirea, capitano della Juventus, e palla in fallo laterale. È una giornata grigia, ha smesso di piovere, Caffarelli ha la rimessa in gioco verso Maradona che gli restituisce la palla, ora Volpecina affrontato da Platini che gli toglie la palla, il lunghissimo lancio del francese verso Serena e in anticipo Renica, esce dai pali addirittura fuori dall'area di rigore Garella e rinvia con i piedi, ora Bagni che ha ricevuto da sulla destra per Ferrara che si sgancia, l'appoggio di esterno destro verso Giordano anticipato da Caricola, avanza Caricola, supera anche Bagni, il quale non può far altro che afferrarlo per la maglia per evitargli di proseguire nello scatto. Si inseriscono molto bene i difensori della Juventus sulle fasce laterali, approfittando degli spazi lasciati dalla difesa azzurra, lo che si spinge in avanti, la punizione però della Juventus non ha alcun esito, la palla giunge in orfano tra le mani di Garella che la dà immediatamente al proprio libero Renica, avanza il numero 6 azzurro, di sinistro in avanti verso Romano che scatta velocissimo verso il centro del campo, il suo passaggio sulla sinistra serve di precisione Volpecina, in lotta con Bonini, se ne libera Volpecina, si accentra il destro, rimpallo su di un giocatore juventino, si trattava di Pioli, la palla giunge smorzata fra le braccia di Tacconi che a sua volta serve al proprio capitano Scirea, il passaggio in avanti verso Serena, l'anticipo di Ferrara, il quale però atterra anche il numero 9 juventino, la punizione in favore della squadra ospite, vedete Serena a terra soccorso dai sanitari della Juventus, ha ricevuto un colpo al ginocchio sinistro, Serena si tocca la rotola, ecco anche giungere il capitano Scirea ad accertarsi delle condizioni dello stato fisico del proprio giocatore, nulla di fatto, nulla di grave, meglio dire, Serena si rialza immediatamente in perfetta efficienza, c'è Platini sulla palla pronto alla battuta, il tocco di piatto verso Mauro, l'intervento di Maradona che riesce a recuperare la palla, il lancio in profondità verso Giordano, lo stacco di testa e la respinta di Caricola, poi Bonini che cerca di superare Romano con un pallonetto, commette fallo di mano il numero 11 azzurro, la punizione già battuta per la Juventus verso Mauro, l'aggancio di sinistro di Volpecina, il lancio in avanti a campanile verso Giordano, ancora un intervento prima di Caricola, ora di Manfredonia che dà verso Bonini, palla messa a terra, affrontata da Caffarelli, triangolazione con Serena, parla ora ancora Mauro, indietro per Platini affrontato da De Napoli, il passaggio di sinistro dalla parte opposta pesca libero Pioli,
il traversone di destro, troppo lungo per Buso, Ferrari è finita l'intervento, si abbassa e lascia che la palla termini sul fondo del campo. 4 minuti e 30 secondi di gioco nel corso del primo tempo al San Paolo tra Napoli e Juventus, 0-0. Vediamo anche le marcature in campo. Nel Napoli Ferrara si occupa di Serena, Ferrario di Buso, Volpecina di Mauro, mentre invece nella Juventus Maradona è preso in consegna da Favero, Giordano da Caricciola, Caffarelli da Pioli, a centrocampo Bagni, Manfredoni, Romano Bonini e Platini de Napoli. I liberi sono per il Napoli Renica e per la Juventus ovviamente Gaetano Scirea. E Maradona sulla palla pronto a battere questo calcio di punizione in favore della squadra azzurra, lascia poi dopo l'incarico a Romano che giunge in questo momento. Il tocco breve di Romano per Bagni, il passaggio in profondità ancora per Romano, il cross rimpallo sullo juventino Manfredonia, la palla che termina oltre il fondo del campo per il guardialino e l'arbitro Pieri. Dovrebbe trattarsi anche per loro di calcio d'angolo, sembrava che volessero assegnare la rimessa in gioco alla Juventus. Terzo calcio d'angolo per la squadra azzurra, è sempre Caffarelli qui sotto la tribuna centrale che va a batterlo, lunghissimo il traversone dalla parte opposta, respinta fuori aria di testa la palla dal retrocesso Buso, il cross di Volpecina, la palla rimpalla sul giovanissimo attaccante juventino che dà poi in avanti verso Serena in lotta con Ferrara, ma meglio Ferrara di forza che conquista il pallone, lo dà a De Napoli, Bagni ora preso in contropiede, Giordano non riesce ad agganciare la palla che è riconquistata da Mauro che scambia con Manfredonia, Pioli, il passaggio in avanti per Bonini, l'anticipo e la riconquista la palla da parte del Napoli, ancora Pioli che anticipando di un soffio Caffarelli serve il proprio portiere Tacconi. Gli angoli li abbiamo detti, 3 per il Napoli nel giro di 6 minuti e mezzo, nessuno per la Juventus fino a questo momento, sempre il risultato di 0-0 dopo 7 minuti di gioco. Il rinvio di Tacconi, fermata la palla da parte di Caffarelli, riconquistata da Bonini, data indietro a Scirea. Ora è servito Manfredonia, di sinistro appoggia per Bonini, avanza la Juventus ora con Serena, il passaggio indietro sull'attacco di un azzurro per Scirea, il libero indugia, quindi calcia in avanti verso Buso, in lotta con Ferrario, alla meglio il giovane attaccante bianconero, il tiro di Buso centrale, si accartoccia su se stesso, Garelle para con estrema sicurezza. Il rinvio da parte del numero 1 partenopeo, da parte opposta è Buso che di testa respinge in avanti, Bonini in lotta con Romano, alla meglio il bianconero, gli subentra però nell'azione e gli toglie la palla De Napoli, scambia con Maradona che scatta serie di finte su Favero, ora anche un intervento scivolone da parte di Manfredonia, piuttosto maligno. Intervento in tackle scivolato di Manfredonia, il calcio di punizione, logica conseguenza dell'entrata di Manfredonia, no, Pieri è per la rimessa laterale. Maradona lascia che ne sia Romano con le mani verso Maradona in lotta con Favero e Bonini, un calcione alla caviglia di Maradona da parte del terzino bianconero e il capitano azzurro termina a terra rotolandosi e mantenendosi la gamba sinistra. Vedete che Pieri è intervenuto sul posto dove è stato commesso il fallo, ha richiamato solo verbalmente il terzino bianconero e assisteremo a un calcio di punizione in favore del Napoli, mentre vedete Maradona alle prese con lo spray miracoloso dei sanitari partenopei. Romano chiede a Maradona se è in grado di rientrare, batte lui stesso la punizione. Ecco, vedete ora il dottor Acampora intervenuto a controllare le condizioni fisiche di Maradona, la difesa della Juventus si libera bene della palla, la dà a Buso, avanza il giovane, indugia non trovando nessun compagno libero, poi si fa vedere sulla fascia sinistra Scirea, quale passa la palla, il tocco di Pioli per Mauro, il tornante in profondità verso
Scirea, sbagliato su Milanzi, mantiene la palla in campo. Scirea la tocca indietro per Buso, il cross rasoterra ribattuto fuori aria da Renica, poi Romano che ripropone il tema offensivo per il Napoli. Avanza veloce Romano da Caffarelli, il passaggio l'appoggio verso il centro, continua a servire Maradona, rientrato in campo ancora Claudicante, Platini che manovra, invito per Manfredonia, zona di tiro, la gran conclusione di sinistra altissima sulla trasversale di Garella. Nulla di fatto, 10 minuti di gioco nel corso del primo tempo, 0-0 a San Paolo fra Napoli e Juventus. Un grandissimo striscione è stato esposto nella curva B, metà azzurro e metà tricolore, opera degli ultras che ha coperto l'intera gradinata. È il più grande che si sia mai visto finora in Italia, pensiamo in tutto il mondo, un omaggio dei fedelissimi al Napoli. Pensate, lungo 150 metri, largo 15 per 2000 metri quadrati di stoffa, il costo 13 milioni di lire, IVA compresa. Ora c'è questo rilancio della parte juventina, l'aggancio di Romano in lotta con Mauro, alla meglio Mauro, ma ha commesso fallo sul nostro centrocampista, già battuto, il rilancio di Renica in avanti verso Maradona, Manfredonia di testa da indietro verso Favaro che lascia al proprio capitano Scirea, ora è Mauro, il lungo lancio per Scirea, esce ancora una volta e para Garella. Attentissimo Claudio Garella, sempre pronto ad intervenire su questi rinvii lunghi da parte della squadra bianconera, ora il Volpecino che manovra l'inno dell'aria, per Maradona anticipato un certo Favaro, gli subentra Caffarelli, un mezzo tiro, un mezzo cross, la palla termina abbondantemente sul fondo. Caffarelli è incerto se servire Giordano o tentare il pallonetto verso la porta di Tacconi, ne è venuto fuori una mezza cosa, il pallone è terminato abbondantemente sul fondo. Ora è Bonini che manovra sulla destra, scambia con Mauro, affrontato da Romano, il passaggio in avanti per Serena, il tocco ancora per il numero 7 bianconero, Torniato tre azzurri, perde la palla d'opera di Benassi. Il lancio in profondità verso Maradona, spostando la posizione della destra, attaccato da Favaro che gli mette la palla in fallo laterale per la rimessa in gioco. Parte Matera, questo Maradona si incarica di recuperare il pallone, lo cede a Caffarelli, con le mani verso Maradona, messo a terra la palla da Maradona, il bell'assist verso Caffarelli, il cross per Giordano, il rinvio fuori aria da parte di Pioli, riconquista la palla però immediatamente Renica, la dà verso De Napoli, siamo alla distanza, posizione di tiro, il tiro e il tocco di Tacconi che si lancia alla sua destra e blocca l'insidioso pallone scagliato da De Napoli da circa una trentina di metri. Scambiato ora Tacconi con Mauro, ha ricevuto in disimpegno ancora con le mani verso destra dove c'è Scirea, il capitano appoggia ancora per Mauro che parte sempre dalla propria metà campo, triangolazione con Platini, Manfredonia però sbaglia all'appoggio, favorisce l'intervento prima di Bagni, poi di Romano, ancora di Bagni, ora ancora il numero 11 servito da Salvatore Bagni, l'appoggio in avanti per Giordano, in lotta con Caricola, serie di finte di Giordano e Manfredonia che interviene irregolarmente su Giordano, gli tocca una gamba, si scusano i due, sono grandi amici per la pelle, hanno giocato per moltissimi anni nella Lazio, poi dopo si sono divisi, uno a Torino con la Juventus e l'altro a Napoli. C'è questo calcio di punizione, sono circa 30 metri dalla porta di Tacconi, piuttosto spostati sul settore di destra, sulla palla Maradona, accanto a Maradona c'è Renico dotato di un notevolissimo tiro. Vedete Tacconi che sistema la barriera, ci sono Mauro, Pioli e Serena in barriera, Maradona che facendo a piedi che la barriera non è esatta, il tocco a Renica, la gran botta in tiro, il gol di Renica, ha beffato Tacconi, la palla fortissima gli è schizzata dalle mani, è passata fra le gambe di Tacconi ed è terminata in rete con lo stadio in delirio, 14esimo minuto di gioco nel corso del primo tempo, il Napoli in vantaggio con una gran botta di Renica su tocco di punizione di Maradona, una cannonata dai 30 metri circa, incerto Tacconi sulla botta che gli è arrivata proprio addosso, il pallone lo ha trafitto, gli è passato fra le gambe ed è terminato in rete, quindi al 14esimo
il Napoli in vantaggio sulla Juventus, gol di Renica, il primo stagionale del Libero Azzurro. E in questo momento tutti gli effettivi che sono nel Napoli, ad esclusione di Gavella, sono andati almeno una volta in gol. E vedete ora il tabellone indicare una miriade di volte il gol. Pioli ora attaccato da Caffarelli, lascia che il pallone termini in palo laterale per la rimessa in gioco il Juventino. Con le mani in avanti verso Buse, lotta con Ferrari, ora in raddoppio di un'attatura Bagni che gli leva elegantemente la palla senza commettere fallo, l'intervento regolare, giudica bene Pieri, lascia continuare l'azione, il rilancio di Renica verso Giordano anticipato da Caricola, il tocco in avanti per Manfredonia, in recupero Caffarelli, ma ancora una volta Bagni in scivolata lo ferma, tocca per Maradona, scatta Maradona, inseguito da Manfredonia, mantiene la palla, l'intervento in scivolata da parte di Pioli, rimpallo sulla gamba di Maradona, la palla in palo laterale, rimesso in gioco di Juventino, Mauro verso Serena, viene affrontato regolarmente da Ferrari, intervento a gamba tesa, punizione per la Juventus, pronto a batterla e Platini. 15 minuti e 30 secondi di gioco nel corso del primo tempo, il Napoli a San Paolo in vantaggio sulla Juventus di un gol, la rete di Renica con una gran botta dai 30 metri sul calcio piazzato. Ora c'è Bonini che di testa cerca di farsi luce, viene affrontato irregolarmente, c'è una punizione in favore della Juventus già battuta a beneficio di Scirea, avanza il libero, cerca la triangolazione con Serena, non si chiude il triangolo, bello l'intervento di Volpecina, lanciato in contropiede Romano, scatta velocissimo verso l'area di rigore della Juventus, affrontati regolarmente da Favre, Romano cade a terra, ruzzolone fino all'area di rigore, per l'arbitro Pieri non c'è neanche ostruzione, laddove invece era nettissima, fa continuare e la Juventus che manovra ora con Mauro. Indugia prima del passaggio Mauro da Serena per Buso in aria, bello l'intervento di Ferrari che in scivolata va a ribattere la conclusione di Buso, ora De Napoli in avanti di sinistro in una zona del campo dove non c'è nessun azzurro, Scirea appoggia di piatto per Mauro, ripropone un nuovo tema per la Juventus, ancora un entrato in scivolone di De Napoli sulla palla per Pieri invece e fallo da parte del giocatore gli azzurri. Con Pieri, Maradona nella sua qualità di capitano, c'è Pieri che redarguisce violentemente De Napoli, il quale giustamente faceva notare al direttore di gara che si trattava di un intervento regolarissimo sul pallone. Non è dello stesso avviso Pieri, piuttosto severo con la squadra azzurra, anche Giordano va a spiegare a Pieri che non si trattava certamente di calcio di punizione. Ora Pieri fa arretrare la mini barriera del Napoli, ci sono Romano e Giordano in barriera, Platini che parte il tiro di Platini di esterno sinistro, la deviazione da parte di Serena a non più di 5-6 metri dalla porta di Garella, la palla si impenna e termina altissimo sul trasversale, 17 minuti di gioco, sempre 1-0 per il Napoli a San Paolo. Ora c'è il recupero da parte di Garella ed ecco vedete la folla festante, ha rimesso sul vertice piccolo la palla Garella pronto per il rinvio, finta il rinvio, 18 minuti di gioco, gol di Renica 14. Ecco il rinvio di Garella. Oltre la metà campo di testa Bonini in avanti, anticipato molto bene da Ferrara Serena, dalla parte opposta Pioli di testa verso Platini, a volo verso Serena, di testa si libera per un attimo di Ferrara, tocco laterale per Bonini, ora per Mauro, in sovrapposizione va Bonini, ma Mauro preferisce il cross al centro, ribattuto con la schiena dalla mano in palo laterale, ancora Mauro che ha ricevuto da Bonini, poi Favero, ancora Mauro, davanti a sé Romano. Il cross di sinistro basso, la respinta di Renica Ferrari e serve Giordano a retrocedere. Veloce nel contropiede Giordano, affrontato da Caricola, perde la palla su un appoggio sbagliato, cercava di dribblarlo Giordano, ma Caricola non è caduto nel tranello e Mauro che manovra, dà indietro a Platini. Avanza ora il francese, affrontato da Giordano e Maradona, tocca lateralmente per Favre che si è sganciato sulla destra, affrontato da De Napoli, va ancora indietro a Michel Platini.
il cross dalla parte opposta, sbagliato anche da parte dell'asco francese, recupera la palla Cattarelli verso Maradona. Maradona riesce a liberarsi di Scirea ma non Di Mauro in recupero che gli toglie la palla. Avanza ora sul settore destro Mauro, il cross verso il limite dell'area di rigore, non riesce ad agganciare la palla Scirea, reclama per una trattenuta a suo avviso di Ferrara, l'arbitro lascia proseguire, Penica che ha toccato a Romano, ora Cattarelli. Ancora di tacco verso Romano, avanza il playmaker azzurro, tocca breve per Bagni, in profondità ancora verso Romano, l'anticipo da parte di Pioli, atterrato ora Cattarelli da Bonini, si prosegue, tutto regolare per Piri, Platini che manovra, dalla parte opposta serve Favero che si sgancia inseguito da Maradona, si ferma il terzino, dà indietro per Mauro, il tocco in avanti verso Manfredoni, indietro per Platini, piuttosto leziosa questa manovra della Juventus, Platini vince un rimpallo, al volo colpisce troppo sotto la palla che termina fissima sul trasversale e sono passati i primi 20 minuti di gioco, il Napoli conduce sulla Juventus per una rete a zero, il gol di Renica con una gran botta dai 30 metri, il pallone è filtrato attraverso le gambe dell'esterrefatto Taccone. Ora è Volpecina che scambia con Maradona, bello il passaggio di Maradona verso il numero 2 azzurro, si accentra, cerca un compagno libero, lo trova in Romano, il tocco laterale per Maradona, davanti a sé Bonini e Favero, Maradona finta, il passaggio verso Volpecina, il recupero di Scirea, rimpallo fra i due, la palla che termina in fallo laterale, ultimo a toccare è stato Volpecina, la rimessa in gioco juventina per Mauro che supera Romano ma non De Napoli in recupero che serve poi dopo indietro Garella uscito dai pali e portatosi verso il settore sinistro del reparto azzurro. Ora c'è Romano che ha ricevuto il tocco laterale per Volpecina, avanza Volpecina, si ferma, aspetta qualche compagno libero, indugia ancora, ci sono Mauro e Bonini davanti a lui, tocca per Romano, attaccato da Serena, da indietro al libero Renica, dalla parte opposta servito Ferrario, il colpo di testa per evitare il fallo laterale in una zona dove non c'è nessun azzurro, il disimpegno di Buso sbagliato, recupera il Napoli prontamente con De Napoli, ora ancora Romano proprio nel cerchio del centrocampo, il passaggio per Bagni, Bagni supera Manfredoni, dà verso Giordano, anticipato in scivolata da Caricola, Platini a volo indietro verso Favero, attaccato da Cattarelli, la palla buona per Giordano, la conclusione e la grande parata di Tacconi che si distende sulla destra, tocca con la punta delle dita e salva il sicuro 2-0 per il Napoli. Prodigioso l'intervento di Tacconi che si riscatta dalla papera sul gol di Renica. Cattarelli ha rubato una palla a Favero, ha lanciato Giordano, pronta il tiro da parte del numero 9 azzurro, ma bravissimo è stato Tacconi, si è lanciato sulla propria destra ed è riuscito a deviare in calcio d'angolo. Gli angoli sono 4 per il Napoli contro nessuno, battuto dalla Juventus. Ora la rimessa in un gioco da parte della Juventus per il portiere Tacconi, il lunghissimo rinvio che supera la metà campo, Ferrara la meglio di testa su Serena, recupera Bonini, lotta con Romano, gli subentra anche, subentra nell'azione anche Cattarelli, ha commesso però, secondo il direttore di gara, fallo Romano, ha sgomitato Bonini e la punizione in favore della Juventus è già battuta a beneficio di Caricola. Il tocco in avanti verso Serena, atterrato da Ferrara, non fanno complimenti due, lo stesso Serena, anche se con più scaltrezza, commette una miriade di falli, lavora moltissimo di gomito questo giocatore. Ferrara invece più ingenuo, lo fa con maggiore evidenza, ma fa bene a restituirgli pan per focaccia, come suol dirsi. È un giocatore grintoso Ferrara, giocatore dell'anticipo favoloso, al gioco aereo molto funzionale,
Ora c'è un appoggio per Pioli, il cross al centro di sinistro, superati sia Ferrara che Serena, il primo a correre sulla sinistra è Ferrara, appoggio verso De Napoli che scatta velocissimo verso il centro del campo, lateralmente per Bagni, sulla destra è libero, riceve Caffarelli, avanza il numero 7, scambia con Giordano, sempre attaccato da Caricola, lo mette a terra Caricola, per l'arbitro l'intervento è regolare, in effetti il bianconero è entrato sul pallone, ora entra su Bagni, si lamenta il giocatore azzurro per l'intervento piuttosto deciso da parte della bianconera, la rimessa in gioco della squadra ospite, lo stesso Pioli che se ne incarica, da verso Buso, palleggio piuttosto approssimativo del giovanissimo attaccante juventino, nato pensate nel 1969, ha appena 17 anni, il centravanti titolare della Juniores italiana. Ecco ora che il pallone è terminato in fallo laterale, ovviamente i raccattapalle se la prendono con comodo, lente le operazioni per la ripresa in gioco, Caricola è pronto per effettuarla con le mani in avanti verso Serena, pallone lo scavalca, facilita l'intervento di Ferrara che serve il proprio libero rientro. Indugia prima di passare in profondità il numero 6 da Maradona, in mezzo a due giocatori perde la palla. Ad opera di Favero, il lancio ora però a beneficio di Caffarelli, scatta il numero 7 azzurro, ma non riesce a trattenere in campo il pallone che termina sul fondo del campo. E siamo giunti al 25esimo, ora 26esimo minuto di gioco, nel corso del primo tempo a San Paolo il Napoli in vantaggio sulla Juventus di 1-0, il gol di Renica al 14esimo minuto di gioco. Equiparo da parte del Napoli, prima con Bagni, poi con Caffarelli, ora ancora Bagni in profondità verso De Napoli, Scirea in anticipo sul numero 8, il rimpallo che favorisce De Napoli, Capardio nel lottare, il cross al centro, respinta fuori alla palla da parte di Caricola con un tuffo di testa, ora Scirea che va verso Serena, in lotta con Bagni, retrocede Serena ed è costretto ancora a passare a Pioli indietro. Il tocco in avanti per il proprio capitano Scirea, ora Platini, piuttosto in ombra fino a questo momento Platini, Mauro che ha ricevuto e ha scambiato con Favero, ancora la palla per Mauro, davanti a sé Volpecina, il lancio in avanti per Favero, il colpo di testa verso Buso, l'anticipo di Ferrario, scatta ora il Napoli con Volpecina, bravissimo nel liberarsi di un avversario, scatta sulla sinistra affrontato da Scirea, finta di Volpecina, si porta in aria, il tiro rasoterra di Volpecina, la palla colpita un po' scarsa di interno sinistro, termina un paio di metri sul fondo del campo, vedete ora Volpecina riprendere il proprio posto e ricevere anche i complimenti di Maradona. Fa bene il terzino a tentare la conclusione da quella posizione, ha colpito male la palla ma in quel caso bisognava tirare verso Taccone. Il recupero da parte del portiere bianconero, una certa polemica con Maradona. Ora il rinvio del numero 1 viene ribattuto prima di testa da Romano, poi c'è stato uno scambio fra Bagni e Maradona, ora De Napoli che ha ricevuto il proprio capitano, attaccato da Bonini, da indietro verso Renzi. Indugia il numero 6, da verso Romano, sempre libero e sempre disponibile all'appoggio. Il cross verso Volpecina sbagliato, favorisce l'intervento prima di Mauro, poi di Buso, ancora di Mauro. Sulla destra scende il tornante bianconero, tocca per Platini, lateralmente per Bonini, affrontato da Ferrario, indietro per Mauro, affrontato da Romano, serie di finte di Mauro, il cross respinto con il tacco da parte di Ferrario ben appostato in area, Giordano che dà dalla parte opposta dove c'è libero e riceve Caffarelli, messa la palla a terra, servito Bagni, tacco ancora per Caffarelli, ora Renica, ora Romano che scivola e perde la palla, ma la riconquista prontamente Maradona, resiste alla carica di Favero ma non a quella di Mantovani, cadono Maradona, per l'arbitro Pieri è tutto regolare, si prosegue, ma riconquista caparbiamente ancora la palla
Bagno, su Bagno intervento di Pioli con palla messa in fallo laterale. Vedete Rino Marchesi alzarsi dalla panchina e redarguire piuttosto severamente i propri giocatori. C'è un tocco ora sulla palla, ora c'è Romano, il tocco laterale verso Renica, avanza il libero, il passaggio in profondità al limite dell'area di rigore a Maradona, l'assist verso sinistra dove c'è Giordano, recupera su di lui prima Caricola e poi Mauro che fa intervenire di testa con un retropassaggio il proprio portiere Tacconi. Ora è Sereno, il tocco ancora indietro per Bonini, in avanti per Platini, indugia il francese, ancora per Mauro, in mezzo a tre azzurri, da ancora Platini affrontato da Maradona, in profondità ancora per Mauro, scattato bene in avanti, il tocco al centro, il colpo di testa di Buso verso Sereno, l'anticipo di Ferrara, il lungo rinvio verso Maradona, la palla che viene prima controllata da Maradona, poi sul terreno viscido gli termina sia pure di un soffio oltre l'out, non è d'accordo Maradona, fa segno all'arbitro che non è uscita del tutto. Forse Maradona non è che avesse tutti i torti, perché si reputi uscita completamente dalla palla, deve essere del tutto fuori dalla linea. Ora la Juventus ha recuperato la palla con Mauro, il tocco verso Platini, ancora per Mauro, lascia che intervenga Favero, ora Mauro, Platini, indietro per Caricola, il cross in avanti respinto da Giordano in fallo laterale, Pioli alla rimessa. 30 minuti di gioco, sempre 1-0, risultato in favore del Napoli. Ora c'è Caffarelli che ha ricevuto per Bagni, Rinca, avanza il libero a grandi falcate, velocissimo si porta nella metà campo della Juve, il passaggio per Maradona, il tocco in avanti per Giordano, la respinta di testa di Caricola, ripresa la palla da Renica, nel effettuare il traversone colpisce il terreno, quindi favorisce l'intervento della Juventus. La rimessa in gioco di Pioli. E ancora avete visto Rino Marchesi in piedi, preoccupato perché la sua squadra non riesce a trovare varchi e sbocchi nella difesa da Conatè. Sereno in lotta con Ferrara, bello l'intervento scivolone da parte del difensore azzurro, la palla messa in calcio d'angolo, il primo angolo per la squadra juventina. Qui sotto la tribuna centrale viene a batterlo Michel Platini. Ecco il traversone piuttosto lungo, esce, respinge di pugno molto bene su un grappolo di giocatori Garella, la palla recuperata da Bonini, data indietro al capitano Scirea. Il tocco in avanti di Scirea verso Mauro, favorisce invece il recupero da parte della Napoli, ma la Juventus si riprende ancora con Mauro. In avanti per Bonini in posizione di ala destra, supera per un attimo Renica ma non Romano, è andato bene a chiuderlo, recupera fuori aria Mauro, il cross alto, il colpo di testa di Buso indietro per Platini, messa la palla a terra, servito in aria Buso, il tocco indietro, non c'è nessun juventino, ne approfitta Bagni per seguire questa lunga sgroppata, superato il centro del campo, velocissimo Bagni seguito da Mauro, viene messo a terra, vediamo quali saranno le decisioni dell'arbitro Pioli, si dovrebbe trattare di una punizione in favore del Napoli, così è infatti. E vedete che Pieri va a redarguire Mauro, il quale aveva reclamato il fallo a proprio favore, sostiene che Bagni lo abbia trattenuto per la maglia, ma c'era stato prima di questo fallo da parte dell'azzurra una spinta di Mauro che aveva evitato a Bagni di proseguire nella propria corsa. E nel punto esatto dove Renica al 14° del primo tempo ha trafitto Tacconi, ancora solita scena, Maradona sulla palla con Renica accanto a lui, probabilmente sarà ancora il libero partenopeo a battere questo calcio di punizione, la distanza è più o meno 26-27 metri, Maradona tocca la palla a Renica, il gran sinistro, questa volta colpito di esterno a sinistro, la palla termina lontanissima dai pali di
tacconi, nulla di fatto anche in questa occasione. 34 minuti di gioco, sempre 1-0 il risultato nel corso del primo tempo in favore degli azzurri partenopei, la rete di Renica, 14esima del primo tempo. E Bonini che ha dato verso Sereno, ancora indietro verso Scirea, il libero in Duggia, da di nuovo verso destra dove c'è il libero riceve Bonini, scatta il numero 4 Bianconero, affrontato da Volticino Romano, da Mauro, si libera bene di Romano Mauro, riceve ancora in disimpegno il numero 7 Bianconero, ora c'è Platini che supera per un attimo De Napoli ma commette fallo il numero 8 azzurro sul francese, la punizione per la squadra bianconera, lo stesso Platini è pronto alla battuta. Ecco che Mauro invece gliela tocca lateralmente, il cross di Platini, il colpo di testa, la palla sfiorata soltanto di testa da parte di Buso e la stessa termina oltre il fondo del campo, nulla di fatto, la rimessa in gioco da parte di Garella, mentre vedete Pioli che riprende la sua posizione di difensore, si era sganciato in avanti cercando di sfruttare eventualmente gli sviluppi del calcio piazzato di Platini. Ora c'è Bonini che in anticipo su Romano, recupera però prontamente la palla a Bagni, attaccato due bianconeri, Manfredoni e Serena, perde la palla ma prontamente Ferrara la recupera passandola indietro a Garella. E Renica che è stato servito ora sul settore sinistro, scambia la palla con Ferrario, indugia il numero 5 partenopeo, calcia in profondità verso Giordano, ancora un anticipo di Caricola, il recupero da parte di Bagni, ora Caffarelli in lotta con Pioli, alla meglio il numero 3 bianconero, scatta sulla sinistra affrontato da Ferrara, il passaggio in avanti verso Sereno è troppo lungo, va a chiudere molto bene Renica e consente l'intervento facile di Garella. Ora è De Napoli che manovra nella metà campo, scambia con Ferrario, ancora De Napoli, cerca un compagno libero De Napoli, il cross sulla sinistra verso Volticino, il colpo di testa che è preda di Scirea, ora Mauro, ora Manfredoni scatta inseguito da Bagni, il raddoppio di marcatura Romano, la palla per Favaro sul settore destro, si ferma il difensore, attende l'arrivo di Mauro, lo serve, l'appoggio in profondità per Manfredoni, il tocco per Bonini, il cross in aria e ancora una volta il bellissimo intervento in scivolata di Ferrara che anticipa Sereno. Ora c'è un fallo di Maradona, dice che l'arbitro Pieri, Maradona ha spinto alle spalle un giocatore bianconero. Ecco Platini battere questo calcio piazzato ancora per Mauro qui sotto la tribuna centrale. L'appoggio in avanti per Serena che tocca di testa ma ben accostato Renica prima controlla di petto e poi spatta di destro direttamente in fallo laterale. Bagni invita i suoi compagni alla calma. Alle spalle di Renica c'era pronto ad intervenire Garella ma Renica deve evitare eventuali rischi non sapendo chi fosse dietro di lui, ha preferito spazzare la propria area. Ora Renica che si allunga di un soffio la palla, gliela toglie Buso ma il suo traversone era un tiro cross e terminato altissimo sulla trasversale controllato da Garella. 38 minuti di gioco nel corso del primo tempo, sempre il risultato in favore del Napoli di 1-0. Il gol al 14esimo di Renica sul calcio piazzato, una botta da 30 metri che si è infilata fra le gambe di Tacconi. Ora vedete inquadrato Caffarelli, il lungo rinvio di Garella, il colpo di testa di Bagni, l'intervento di Bonini, lo scatto di Platini seguito da De Napoli, il tiro dalla lunga distanza sbilenco di Platini e la palla che termina abbondantemente sul fondo alla destra di Garella. Platini inseguito da De Napoli ha preferito tirare alla meno peggio, ha colpito male il pallone da una distanza notevolissima, il pallone stesso è terminato sul fondo. Garella ora scambiato con un compagno, ha ricevuto la palla di ritorno, limite dell'area di rigore, il lungo rinvio che oltrepassa il centro del campo, è pronto a ricevere e respingere come avete visto Caricola, ora Manfredoni, intervento su Bagni, ora dalla parte opposta al volo
l'intervento di Renica, di Volpecino, intanto è rimasto a terra Ferrara colpito da una comitata di Serena. Vediamo se l'arbitro ha fermato il gioco per consentire, ora inquadrato Ferrara, che venga soccorso il giovane difensore azzurro. Vedete il dottore Acampora già sul terreno di gioco. Ferrara indica il punto in cui è stato colpito, anche l'arbitro Pieri va a sincerarsi delle condizioni del difensore partenopeo. Serena non è nuovo a questi scherzi, in un contrasto lo ha colpito con una gomitata. Ed ora vedete un nugolo di Juventini, Platini, Favero, Manfredoni, ora anche Scirea. Si è rialzato Ferrara, vedete che viene medicato al mento. Ed ora è inquadrata la panchina partenopea, Pierpaolo Marini e a fianco a lui Ottavio Bianchi. Sono ritornati sulla panchina i sanitari del Napoli e Pieri, con un segno evidentissimo, ha indicato ai giocatori partenopei che facevano notare il fallo di Serena che lui ha soltanto due occhi, guardava in altra direzione e quindi non si è accorto del fallo commesso da Serena sul giovane Ferrara. Ora Platini in avanti, attaccato da Bagni, mantiene la palla, va verso Scirea, sganciatosi in avanti, limite dell'area, affrontato da Renica che non si lascia molto bene ingannare dalle finte del libero ex nazionale. Il tiro ora di Platini, ribattuto alla difesa della Napoli, Caffarelli in avanti per Maradona, scatta il contropiede partenopeo, prima Bonini, poi Pioli commettono fallo su Di Vito e c'è la punizione in favore della Napoli. Già battuta Caffarelli per Giordano in posizione della destra, il cross verso il centro per Maradona, l'aggancio di petto, il pallonetto di Maradona e la palla che termina di un metro sul fondo. Ora vedete ancora una volta in piedi Marchesi dettare delle disposizioni ai propri uomini e Maradona riprendere il proprio posto. 41 minuti e 30 secondi di gioco nel corso del primo tempo, 1-0 per il Napoli, la rete di Renica al 14°. E Tacconi che ha rimesso la palla in gioco per Pioli, che sostituisce lo squalificato Brio. Ora Caffarelli che va velocissimo sulla destra, un intervento in scivolata da parte di Pioli, proprio sulla gamba anche di Caffarelli. Vedete che i giocatori del Napoli, anzi si tratta di Serena che era in fase di recupero, ed è ammonito il numero 9 bianconero per questo intervento scorretto, ammonito Serena dall'arbitro Pieri al 42° del primo tempo. Prima ammonizione della partita, una partita fino a questo momento spigolosa, dura, ma con pochissime cattiverie. Se si escludono alcuni falli veramente cattivi di Favero su Maradona e quello non visto di Serena su Ferrara con una gomitata al volto. Ora la Juventus che va in avanti, scatta Buso velocissimo inseguito da De Napoli, affrontato da Ferrari, bravissimo Ferrari con una scelta di tempo eccezionale, lo ferma elegantemente, affida poi la palla a Volpicina, avanza caracollante il numero 2 azzurro, da Bagni sulla sinistra è libero e riceve Romano, c'è Maradona libero, appoggio di Romano sul proprio capitano, ancora il tocco per Romano, il tiro, un tiro cross da parte di Romano, era anche scivolato sul terreno viscido e limpido Romano, per cui ha colpito male e lenta la palla che è terminata abbondantemente sul fondo. E avete visto inquadrato poc'anzi Manfredone, rimasto infortunato, ma nulla di grave, già si è ripreso e si è rialzato Manfredone con il conforto dell'amico Giordano. Tacconi per Scirea, 43 minuti e 30 secondi di gioco nel corso del primo tempo, ancora i due che si passano la palla, è presente in tribuna il commissario tecnico nazionale maggiore Azeglio Vicini, venuto per seguire in particolare le prove di alcuni azzurri, in modo particolare quella del giovanissimo Ferrara, già under 21, in procinto di essere chiamato nella nazionale maggiore.
Ferrara si sta comportando come al solito molto bene sotto Serena, finora non gli ha lasciato alcun spazio. Ora c'è questa punizione in favore della squadra bianconera, pronto alla battuta come al solito sul settore destro e Massimo Mauro, parte il traversone, il colpo di testa di Renica in anticipo su tutti, la palla in fallo di fondo e quindi secondo calcio d'angolo per la squadra bianconera. Gli angoli sono fino a questo momento 4 per il Napoli e 2 per la Juventus. Ancora Mauro alla battuta qui sotto la tribuna centrale, ecco il cross molto alto, il colpo di testa di Pioli, la girata di Serena e la palla che colpisce l'esterno del palo. Bagni si arrabbia con i propri compagni, ci deve essere maggiore attenzione in queste circostanze. C'erano troppi azzurri sulla palla mentre era stato lasciato libero di girarsi Serena. Fortunatamente il suo tiro ha colpito l'esterno basso del paletto di destra di Garella ed è terminato sul fondo, vicinissimo al pareggio proprio al 45esimo minuto del primo tempo. La Juventus, il risultato resta pertanto invariato sul 1-0 in favore del Napoli per il gol di Renica al 14esimo. Ferrara ora riesce a recuperare una palla, ma la stessa termina poi in fallo laterale su intervento di Volpecina, Pioli con le mani, ancora intervento di Ferrara, ancora Pioli in lotta con Ferrara, ma meglio il bianconero, da verso Platini, fermato da Volpecina, ora Caffarelli indietro, serve Platini in libero, il cross al centro e fortunatamente manca la deviazione il giovane Buso. Su un intervento errato di Caffarelli indietro, scivolato anche sul terreno, non ha colpito bene la palla e ha favorito Platini, il cui passaggio al centro è stato fortunatamente bloccato da Buso. In questo momento l'arbitro fischia la fine dei primi 45 minuti che si chiudono con il Napoli meritatamente in vantaggio. Un gol di Renica, primo in questo campionato, favorito anche da un grossolano errore di Tacconi che si è vista passare la sfera tra le gambe. Il portiere juventino però si è subito riscattato, evitando il KO del 2-0, deviando con una prodigiosa parata un tiro Giordano a colpo sicuro. La Juve dal suo canto ha sfiorato il pareggio soltanto ora in chiusura di tempo, con una girata da pochi passi di Serena, finita contro il palo esterno alla destra di Garella. A risentirci fra qualche